Radio Rossoneri, amici di YouTube, buonasera, 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 buonasera! Pensavate che mi ero dimenticato di voi? No, 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 no. Sono sempre qua, stavo pensando oggi che video fare, perché ho detto chissà se avrò argomenti stasera, volevo fare la cosa della Juve, però non me ne vogliono i tifosi juventini, però non che non voglio fare mai far commentare le partite della Juve, però sinceramente preferisco parlare con voi domani della partita di stasera e fare un video prima e un attimino vedere un attimino come sta andando la situazione di Ibra. Allora, stamattina pronti via, mi chiama Luca, hai sentito di, a parte che ho visto anche il video di Ibra, ha firmato per questi qua svedesi. Ho detto minchia Luca, gli ho detto ma cazzo, non c'è mai mezza volta che mi porti mai una notizia decente e buona. Fa, vabbè, cosa vuoi, loro non te li riporto. Hai ragione. Sempre lui comunque carino come mi porta sempre le notizie comunque. In modo che anche me ci aiutiamo, soprattutto lui che aiuta me. Per fare degli spunti, per darmi degli spunti per fare il video. Indi per cui, allora, Ibra stamattina lo davano già fatto per questa squadra qua svedese, che non mi ricordo neanche come cazzo si chiama. Poi nel pomeriggio è arrivata praticamente, non ti dico la smentita, ma è arrivata la voce che forse sarà in un procinto futuro, comunque che non ha ancora firmato niente, che hanno completamente smentito gli agenti del giocatore e quindi non, fortunatamente ancora non è deciso nulla. Oggi mi è caduto il mondo addosso, vi dico la verità, però da una parte dicevo, sempre meglio che Ibra comunque torni in Svezia, che proprio vedere un'altra squadra di fuori del Milan, perché se dovesse tornare veramente in Svezia da subito, io gli stringo la mano e gli dico comunque grazie per quello che ha fatto nei 2 anni che ha giocato con noi, perché comunque se dovesse tornare a giocare in Svezia vuol dire che ha capito che non può più giocare con noi, ha capito che non ha più voglia, si vuole divertire, in poche parole, è andato là per divertirsi comunque in America fondamentalmente, perché penso che il loro calcio là, alcuni mi dicono addirittura, è la nostra Serie C italiana, quindi comunque basso livello, molto basso. Quindi per cui se dovesse fare una decisione, se dovesse avere una scelta del genere, gli stringo la mano e ti ringrazio anche che sono venuto qua a mangiarci i soldi, perché se devi venire da noi per mangiarci i soldi, lascia perdere Ibra, ok? Se devi venire da noi per, con la testa che sei convinto, come il tuo solito, perché tu comunque non sei uno sprovveduto, se vai da una parte perché sei convinto che comunque sia puoi dare una svolta dovunque vai, se vieni da noi perché sei convinto che puoi dare una svolta, io ti accolgo così proprio, amico mio Zlati, a braccia aperte. Se invece non sei convinto di quello che devi fare ancora, perché hai 38 anni e non vuoi comunque, e vuoi comunque fare una scelta dove vuoi un pochettino di relax anche nella tua vita, dove ormai i soldi ce li hai, non te ne frega un cazzo, e non vieni da noi giusto per mangiarti i soldi, te ne sono grato. Se invece vieni da noi per dare una svolta, ragazzi, saresti il nostro colpo. Comunque vedremo un attimino come finirà. Nel pomeriggio è arrivata la voce invece che è ancora libero praticamente da qualsiasi soluzione. Sono veramente curioso di vedere come andrà. Vediamo che è arrivata questa gente in sala. No. C'è lì il mio amico Renato Chiedi che sta aspettando la Juve che giochi. E stasera bellissima partita Juve Atletico, dai, la commenterò domani se riesco a vedere stasera, che c'ho già 4 biliardi prenotati. Se riesco a vedere domani faccio un bel commento. In ogni caso comunque commenterò anche la partita della Juve, perché è anche giusto che non sempre che faccio Milan e Inter e la Juve non la cago mai, perché c'ho tanti amici anche qua juventini e penso che sia anche giusto comunque accontentare anche loro. Poi, allora, vi volevo parlare di una cosa. Se non dovesse nel caso questa qua la parliamo per ultima. Ho visto il video di Summe Pellegatti. Pellegatti mi ha conquistato veramente 1000 punti perché ha fatto un bellissimo video, Carlo, dicendo i cellulari negli spogliatoi, ha fatto capire non dovrebbero esistere, e mi è piaciuto tanto l'atteggiamento che ha avuto, perché l'ho visto veramente per la prima volta, Carlo, l'ho visto provato da questa cosa qua, l'ho visto indispettito, mi è molto piaciuta sta cosa, perché si vede proprio che tu sei una persona seria. Poi avrei detto un po' di calstroneria a mio modo di vedere ultimamente, tipo la cosa di Borini l'altra roba che non eravamo d'accordo, però sinceramente ha fatto un video per Pellegatti che mi è piaciuto proprio insomma il dolore quasi che ci ha messo dentro, perché ha detto ragazzi ma scusate, ha fatto capire questo qua è un posto di lavoro,
Hanno intervistato Gagliani, che gli hanno chiesto la stessa cosa. Gagliani ha avuto pietà di noi, che hanno chiesto: ma il Monza si possa usare i telefoni? Ha sviato per non darci la mazzata definitiva. Invece Pellegatti, devo dire che ha fatto un video che veramente mi ha colpito, proprio perché si vedeva che era dispiaciuto, come per dire: ragazzi, ma avete toppato stavolta. E lui come un padre per voi, è come se avesse praticamente detto ai suoi figli: stavolta veramente non ti posso difendere, hai fatto una cagata. Sta cosa veramente, Carlo, mi è piaciuta di te. Suma invece, che ho promesso che non parlo più male di Suma, anche per onde evitarmi denunce, comunque sia, anche perché l'ho trattato anche molto male le altre volte, ok? Quindi non voglio più né insultarlo né niente, perché è giusto che sia anche una persona più grande di me. Quello di Suma invece, che ha cercato di difenderli con sta cosa qua dell'app, Mauro, ti dico onestamente che non sono d'accordo. Non sono d'accordo con te, perché comunque sia, per me la cosa di Pioli è una presa in giro, è una presa per il culo, te lo dico in maniera alla mia, una presa per il culo. Perché comunque questa cosa qua delle app, make up, e l'app, make up, per me sono cagate. Questi qua non stavano guardando quello che dice Pioli. Questi qua, la cosa che ha avuto Pioli, comunque per alleviare un pochettino la figura di merda, di dire questa cosa qua dell'applicazione, della cosa, perché dove uno si va a studiare la partita sul telefono, la cosa, ragazzi. Nello spogliatoio si sa benissimo che anche nei dilettanti non ti fanno il telefono, non lo vogliono vedere. Non lo volevano andare a vedere da me quando giocavo in C1, calcio a 5, che mi davano 2 lire, mi davano. Volete vedere che con voi, invece, che vi danno milioni, vi fanno usare il telefono per i cazzi vostri? Pellegatti l'ha detto, quando vi vede passare dal pullman sempre con le cuffiette, ma mai col telefono in mano, sempre con le cuffie, con la vostra playlist, che vi ascoltate le vostre canzoni preferite per caricarvi, ci sta. Ma non lì negli spogliatoi a smanettare col telefono e cose. È una cosa che non esiste. Ok, Suma invece ha ancora cercato di difenderli, di stradifenderli. Mauro mio, io con te non sono d'accordo. Io con te non sono d'accordo, è inutile che cerchi di difenderli, perché per me questa qua è una cagata che hanno fatto. Poi tu comunque, giustamente, se stai stipendiato da loro e non vuoi ammettere la colpevolezza, comunque non sono d'accordo con te, nella maniera più assoluta. Vedete che toni pacati che sto avendo per due persone più grandi di me. Perché comunque sia, io posso sfogarmi, fare le cose e tutto, però comunque Suma e Pellegatti comunque restano comunque due persone che sono veramente innamorate del Milan, perché anche se Suma sarà pagato, io sono sicuro che Suma sta malissimo in questo momento qua, e su questo ne sono convinto. Non che voglio tirare indietro la mano e tutto quanto, perché a me Suma, per quanto non mi può piacere, però comunque so che in questo momento qua sta soffrendo anche lui, ok? E non sto dicendo che mi piace, non mi piace, perché comunque è troppo di parte, troppo aziendalista, non mi piace, però nessuno ha detto che non sta soffrendo. Arrivo, Mattia. Poi, cos'è che volevo dire? Ah, volevo chiedervi a voi, se non dovesse arrivare Ibra, avevo fatto un video con diversi giocatori che vanno in scadenza di contratto. Secondo voi, se dovesse saltare Ibra, chi è che prendereste? E questa cosa qua ve la voglio chiedere a uno, e voglio chiedervi a voi, secondo voi, se prendereste qualcuno già da gennaio o prendereste qualcuno per la fine dell'anno. Questa qua è una domanda che vi voglio fare, che sono molto curioso di vedere i vostri commenti, cosa mi rispondete. Adesso vi dico la mia. Allora, io ho anche esagerato, mandavi a questo, mandavi a quell'altro, tutto quanto, però riflettendoci oggi un attimino, cioè, volevo dire una cosa. Adesso uno o due acquisti, almeno uno va fatto, uno almeno barra due vanno fatti, Ibra o non Ibra, uno o due acquisti vanno fatti. Però secondo me è normale che adesso smantellare completamente la squadra da qua a dicembre, prima cosa impossibile, seconda cosa, cioè, chi è che ti arriva adesso a Natale? Nessuno, quasi nessuno. Sarebbe già un miracolo se pigliamo uno barra due persone. Se pigliamo Ibra è già un miracolo, se pigliamo Ibra un altro già sarebbe veramente, cioè, nevica d'agosto. Indi per cui, secondo me, comunque ormai stagione andata per andata, ormai la stagione è andata, ormai bisogna finirla in maniera dignitosa, diciamo, ma soprattutto andare in procinto di recuperare conti per l'anno prossimo completamente. Riconfermare Teo Hernandez, che questo qua deve essere il nostro punto di ripartenza, insieme a Donnarumma e insieme a Jack, devono essere i nostri punti di partenza, e vedere realmente chi mandar via ad agosto e chi tenere. Ale, arrivo, eh? È arrivato un altro mio follower. Sto finendo il video, 9.10. Arrivo, finisco l'ultimo discorso, arrivo. Per questo voglio un attimo chiedervi a voi che cosa fareste voi. Io sinceramente ormai, merda per merda, finiamo sto campionato qua e poi veramente però facciamo veramente una cernita ad agosto dell'anno prossimo, che veramente smantelliamo veramente metà, tre quarti di squadra. Perché adesso come adesso ormai il campionato, ragazzi, figli miei, è andato. Guarda la classifica, guarda come si è messo, è andato. Cioè, non voglio fare l'arrendevole della situazione, però ormai cosa devi fare? Ormai bisogna pensare già in procinto dell'anno prossimo.
è andata così, impariamo dai nostri errori, speriamo che questo cesso di dirigenza venga cambiato, e questa è l'unica cosa che il Rasta vi può dire. Quindi, per cui, continuiamo a iscriverci al canale YouTube, clic 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 clic, campanella degli aggiornamenti, prego, clic 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 clic. Ragazzi, un bacione, buonanotte, buona partita per chi guarda Atletico Juve. Ciao!